La lotta alla povertà va rafforzata nel quadro di un welfare sempre più attivo e sempre meno assistenzialista. In questa direzione, la Regione Umbria è pronta a mettere in campo un'ulteriore e nuova misura di contrasto all'esclusione sociale, il reddito per il lavoro. Misura finanziabile con le risorse della cassa integrazione in deroga, non spese che lo Stato ci deve restituire, rivolta ai giovani che, avendo concluso il loro ciclo formativo, non hanno ancora trovato lavoro e hanno un ISEE tra i 6 e i 12.000 euro l'anno. Un reddito di inclusione accompagnato da un'esperienza lavorativa, formativa sul campo e da un incentivo alle aziende ad assumere. La nuova misura regionale di contrasto all'esclusione sociale, complementare al reddito di cittadinanza, è stata annunciata stamani a Villa Umbra dal presidente della Regione Umbria, Fabio Paparelli, nel corso di un incontro denominato Il contrasto alle povertà in Umbria, stato dell'arte e programmazione futura promosso da Palazzo Donini. Al centro dell'iniziativa, le azioni previste dal piano regionale per il contrasto alla povertà e le prospettive nella nuova programmazione europea 2021-2027. 27, confronto voluto dalla Regione Umbria con il mondo del lavoro, dell'associazionismo e del terzo settore.